Salve ragazzi, qui del 38 sono con il mio amico Dictator, che mo partiamo con altra bella missione. Mamma mia, le entità le hanno fatte un po' più toste e serie, molto serie, pure toste da gestire. Ovviamente considerate che non stiamo facendo il campeggio, che è tosta, anche il campeggio non scherza, è bello, è una bella mappa, mi piace, molti la odiano, ma è tosta, davvero tosta. Mamma mia, però è una delle mie mappe preferite. So che prima giocavo un po' anche da solo a Phasmophobia, ma con le nuove patch aggiornamenti non riesco a giocarci da solo. E considerate che sto a fare gioco a livello di medio, neanche difficile, e sto avendo difficoltà, quindi figuratevi. Oh, ti vuoi caricare? Dai, 90%, 90%. Oh, eccoci. Dai, la madonna, che cosa hai scelto? Sì. La farmhouse piccolina. Non è poi piccolina, eh. È più piccola di quella là con l'attico. Eh sì, però questa è più grande di quella là normale. No, aspetta. Ah no, perché l'attico sì, è più piccolo da sotto. Vero. Sì, però tu mi vuoi male, però, eh. Ah, sì, sembra grande, ma in realtà è piccolo. No, lo so, ma tu mi vuoi male perché devo andare giù ad accendere il generatore. Vai, vai. Massimo, te la trovo lì. Non ho visto neanche cos'è, come si chiama, e non mi interessa. È una donna, non ti preoccupare. Mammo rogarmi. C'è un cacchio di spaventa... C'è un cacchio di spaventapasseri all'esterno che mi sono spaventato proprio. Ah, comunque ho aperto il generatore, quando vuoi accendere. Prendo un po' di luci. Che poi qua proprio le luci fanno cagare proprio. Qua già fanno cagare, se acchiappiamo quello che le abbassa è ancora peggio. Oh, ma le luci adesso sono normali qua. Sì, finché non le abbassa. No, forse con la patch, bro, no, con la patch l'hanno migliorato. Prima era un po' più strano. Sì, volevo vedere lo spaventapasseri da qualche parte. Sta in cucina, sta a palla proprio la cucina. Stava cucinando, l'ho disturbato, ok. Andiamo a vedere ingresso, salone e le due stanze della cucina. Prima andiamo in cucina direttamente a sto punto. Ci togliamo pensiero. Sì. E dalla cucina poi vediamo una circospizione dell'area. Voglio passare per qua. 11. Perché appiccia la luce, però? Per far alzare un po' la temperatura. Bro, qua è aperto, non l'ho aperto io. Qua è 9. Qua è 8. Freeze. A meno 4, c'è la freeze. Sì, perfetto. Mettilo in cucina tu il sensore. Già fatto, andiamo. Andiamocene da qua. Morto. Okay. Abbiamo trovato quello che ci interessava sapere. Ce l'ha finita. Sì, poi se si sposta è un altro discorso. Sta là, sta in quello stanzino. Tu hai messo la telecamera? Sì, eccola. Sarebbe troppa grazia se trovassimo pure le orb. Se le figure. No, vabbè, mo pretendi troppo. Ci speravo minimamente. Però adesso possiamo fare un giro. Controlla. Io devo fare. Allora, tu devi mettere sta telecamera o la devi mettere in cucina? Sì, quello sì. Volevo mettere un sensore in movimento nel salotto. E tu metto nel soggiorno. Io voglio mettere questo libro. Lo voglio andare a mettere nella stanza dove. Aspetta, prima di muoverci. Ok, sempre cucina. Perfetto, ci possiamo muovere. Sì, no, per il momento sta là perché non l'abbiamo disturbato troppo, fidati.
Se stiamo Io troppo. ci vado a mettere il libro. Tu metti tutto quello che devi mettere, io vedo pure se rilevo le messe, guarda, troppa fortuna, però. Sì, però adesso vieni qui, bro. Vieni, anzi, l'FM, tienilo acceso e lascialo qui a terra, qui sopra, qui sopra. Ok, perché lo devi appoggiare, putta? Sì, passo ho. l'MF, però non ho visto quant'era. Io ti ho detto che quel coso serve lì a terra. Sì, è apparso che l'ho sentito il rumore molesto. Aveva la radio pronta a parlare, sentito. Ah, la Oh, sanità è 63. bassissima, bro. Oh, abbiamo fatto quasi tutto. Movimento. Vabbè, quello senza morire non Controlla credo se c'è qualche orbo in cucina, giusto per. che. No, non credo. No, no, questo non fa orbo, bro. Ah, ci dà sempre cucina. Possiamo andare a mettere i dots Vuol dire che è e un poi. tipo tranquillo, vuol dire che sta fermo lì, per fortuna. Mettiamo i dots e tu mi devi portare il coso per Ci metto parlare box? Presa, già e messo. portati il Lumiol per sicurezza. No, anzi, Porta quello con le impronte digitali. sì. Poi Però se. dobbiamo vedere pure il sale. Esatto, dopo mettiamo il sale. È apparso all'improvviso dietro alle spalle quando hai buttato l'FM5. Lui l'asta. Dai, infatti, lui scendeva. Impronte digitali per ora niente. Dove sei? Puoi parlare? Sei giovane? Oh! Dove cacchio MF stavo? era impazzito. Mi ha chiuso dentro, sì. Sì, ma era fuori qua. Usciamo un attimo. Ha fatto una finta Ok. caccia maledetto. Una finta caccia maledetto. Ha la faccia che è tranquilla, sti cazzi. Era tranquilla? Porca miseria, gli sono girati i coglioni. Sta sempre là dentro. Tu hai messo dentro? Sì, è naturale, fammi vedere qua. Vedi sia all'esterno e sia qua, così se appare lo vediamo sia da quella parte sia qui. Non lo fa. Però è apparso non qui, è apparso fuori, è apparso nel salotto, nel soggiorno però. Lo so perché Scusami, quando ti ha Danilo. chiuso, sì, perché quando ti ha chiuso il piangisterno, il pianto era proprio nella direzione salotto. Io quasi quasi farei una bastardata. Vai, io arrivato a provare l'MF là dentro. Se il DOTS non lo fa, arrivato a provare l'MF là dentro. L'MF riprova a parlare. Cioè, sta sempre là dentro. Io ci devo arrivare. Vai, vai, ma io credo che ho un'idea dove può riapparire. Perché è apparso proprio qui davanti, bro. Entrate in cucina. Dove sei? Sei qui? Ha scritto! Grande! Ritorna, bro, ritorna, devo prendere la macchina fotografica, vieni qui. Sì, così mo ci regoliamo pure che cosa potrebbe fare. Esatto. Dai, andiamo a tentativi. Ha scritto. Allora, ha scritto. E dai. Oh, demone, bello, può essere un bel demone. Demone, Revenant e Ombra. Fammi vedere un po'. Ombra non credo, perché è apparso un po' troppo, secondo me è un demone, perché però fa molto casini. Può essere. Ombra l'MF5. Il demone le impronte digitali. E il Rev. E Rev il.
No, allora il REV le orb, però le orb non ci sono, giusto? No, non ci sono. Ok, quindi lo possiamo già eliminare. Allora, l'ombra c'ha l'MF e il demone tiene le impronte digitali. Allora, Dobbiamo andare MF sì, stavo pensando. e Lumino. Allora, sì, macchina fotografica. MF e Luminol e niente, lo dobbiamo chiamare, dobbiamo vedere se fa MFC. Ok, tu allora gira con Luminol e io con la FM. Poi se tocca qualcosa e fa qualcosa, bro, Esatto, lo facciamo. dobbiamo far toccare, esatto, dobbiamo fargli toccare almeno la porta, se no le impronte non ci sono. Ricordiamoci che c'è la percentuale che hanno abbassato molto. Dai, Sì, però to almeno se tocca. ha spento tutte le luci, è andato a spegnere, però. No. Ruth, dove sei? Ah, si chiama Sei qui? Ruth. Dacci un segno. È la foto al libro, nel frattempo. Dacci un segno. Dove sei? Dacci un segno. Dacci un segno. Era spegne il generatore, bro. Bro, Ruth? ma tieni l'FM. Ce Sì. l'ho io l'FM, mettiti il Ah. lumino per favore. Te l'ho detto prima, perché se tocca. No, Ruth? ma è spostato da qui, bro, si è spostato. Vieni Si è spostato? qua. Sì. Mo' lo stiamo rompendo i coglioni. Andiamo a vedere dove è. Allora. Sì, perché io ti vedevo con l'FM, io ti ho detto che ce l'ho io l'FM. Eh no, perché va bene però. Vedi, mo si è spostato completamente. L'avevo capito, mo si è spostato. Gli sono girati i coglioni. Aspettiamo che riappare. Cucina però è molto basso. Ah, Quindi sì, potrebbe stare un Ah no, è di nuovo là. ok, è ritornata là. Allora si era allontanata, bro. Si era allontanato. Ho allontanato. Sì, andiamo a vedere un po'. Sì, però io ho l'FM per favore. Tu C'è portati. il lumino, c'è il lumino. Ecco, no, così almeno se tocca faccio la foto. Arrivederci, grazie. Tu e io controllo l'FM. Ruth, dove sei? Dacci Però non deve apparire, un bro. Non segno. deve apparire perché sennò. Speriamo che non appa. E no, ma fa bene, bro, perché sennò era troppo Dacci un facile segno. individuarlo, capito? Dacci un segno. Dacci un Comunque, segno. secondo me questo disgraziato è demone. Così. Io Dove sei? la butto qui, eh. Ruth. Ruth. Sei qui? Secondo me è un demone. E non vuole lasciare impronte Dacci perché un ci segno, sta trollando. è un'ombra, perché siamo insieme e non appare, come ce ne andiamo appare, Ok, mi è allontano un'ombra. io. Ruth, c'è l'MF però, sei tu quello che serve. Ho lanciato un oggetto. Ruth, Sì, dove può sei? essere effettivamente un'ombra, sì. È un'ombra, per me Allora potrebbe andiamo, essere. bro, è inutile. Non vuole collaborare. Il demone penso che anche se stavamo in due rompeva il cazzo. Vero. Vediamo di arrivarci un attimo con la descrizione anche, però per me è un'ombra. Ombra. Sono molto più difficili da individuare. Non darà la caccia se ci sono più persone nelle vicinanze. Io prima stavo da solo e mi stava venendo appresso. No, io stavo con te, non Demone. ero lontano, ero distante dalla cucina a te, ero solo in cucina io, I demoni danno la caccia più spesso degli altri fantasmi e con la Ouija
si diminuisce meno la sanità mentale, Sì, l'hanno se aggiornato avete sta cosa, visto. hanno detto. Mo si sta scatenando. Vabbè, faccio così, mettiamo ombra come hai detto tu e vediamo se abbiamo Sulla azzeccato. mano. Ovviamente non ho la certezza matematica, però. Guarda, ti picchio se è demone. Sembra il comportamento di un'ombra, poi. No, sai perché sta un po' aggressivo, ha fatto finti attacchi, capito? Ombra, sei stato fortunato stavolta. Sembrava il comportamento di un'ombra, perché come ti sei allontanato, ha fatto qualcosa. Però sai che hai visto il suo percorso di prima? Ha fatto fino al corridoio, è arrivato pure nel salotto, nel soggiorno. Infatti era spottato, ti ha chiuso dentro, però ha spottato all'esterno, mi è andato a seguire a me, mi ha seguito. Ecco perché io non mi trovavo, e ho detto che come mai? Abbiamo dato la stanza giusta, ma lui era tutta un'altra parte. Lol. Figo.